La più cordiale buona serata al Pallavizza, siete collegati in diretta col parquet di Pavia per la seconda giornata del campionato nazionale di Serie B Old Wild West, girone B. L'Omnia Basket riceve la visita della Vega Mestre, due squadre entrambe a secco nella prima di campionato. Per Pavia c'è stata la grossa delusione a Vicenza, gara controllata per larghi tratti e poi sfumata in maniera beffarda nel finale. Pavia ora ha voglia, massima determinazione di cancellare il brutto finale del match di domenica in terra veneta per andare a prendersi i primi due punti in questo campionato. Pavia che recupera tutti gli effettivi, ci sono stati dei problemi fisici in settimana per Nasello, per Venucci, ora tutti a disposizione di coach Pat Baldiraghi. Anche gli avversari recuperano quello che è stato l'acquisto di maggiore spessore del mercato estivo, cioè Mauro Pinton, che per un problema alla caviglia è praticamente non ha riuscito a lasciare traccia nel match di esordio, giocando solo 3 minuti. Al mio fianco, come sempre anche in questo campionato, gli diamo il benvenuto Fabio Sacchi, il giovane collega della provincia pavese. Buonasera a tutti. Che ovviamente faremo intervenire perché la cronaca a due voci ha tutt'altro fascino. Tutto pronto, squadre radunate attorno ai rispettivi allenatori. Vediamo se Pavia modificherà qualcosa nel proprio starting five. Tanto andiamo a vedere gli effettivi a disposizione per Omnia Basket: sono Benedusi, Nasello, Dessì, Gloria, Venucci, Spatti, Mazzoleni, Ture, Fazioli e Liberati. Quanto riguarda invece la truppa mestrina, sono Agbortaghi, Rampado, Bonesso, Malbasa, Maran, Segato, Lazzaro, Volpato, Povelato, Salvato, Di Prampero e Bovo. Per cui alla fine coach Volpato non rischia Mauro Pinton, che abbiamo visto fare un provino prima del match. Evidentemente la caviglia non è ancora a posto e quindi il giocatore del 1984 guarderà i compagni senza poter dare il proprio contributo tecnico ma anche di esperienza. Chiaramente si candidava l'ex regista di Udine come leader emotivo di una truppa sostanzialmente giovane che ha scelto di proseguire con il roster neopromosso. In realtà i veneti sono entrati dalla porta di servizio attraverso il ripescaggio dopo aver perso la finale di C-Gold con Monfalcone. Squadre che guadagnano il centro del campo. Mestre che parte con presumibilmente il numero 8 Bonesso come backup di Pinton, poi con Di Prampero, Salvato, Malbasa e Lazzaro. Anzi no, c'è una variazione, quindi non parte, quindi nei primi 5 Malbasa, ma parte Bovo. Per quanto riguarda invece Pavia c'è una variazione anche in questo caso rispetto alla prima di campionato. Pat Baldiraghi, evidentemente, che cerca di essere psicologo, dà fiducia a Davide Liberati, reduce da una brutta prestazione balistica, 0 su 8 a 3 punti per lui a Vicenza. Ora però c'è il minuto di applausi in ricordo della piccola Sveva, quindi non un minuto di silenzio ma un minuto di commosso applauso al quale ovviamente ci uniamo anche noi. Ora è davvero tutto pronto. Dicevamo, la scelta di Baldiraghi che manda nei primi 5 Davide Liberati, probabilmente come mossa per provare a sbloccare il giocatore toscano al posto di Momo Touré. Confermato il resto dello starting con Venucci in regia, con Capitan Benedosi numero 3 e i due lunghi sono Alessandro Spatti e Mirko Gloria.
discreta la cornice di pubblico per il debutto casalingo dell'Omia. Ora è veramente tutto pronto, fischiano due arbitri toscani, sono Fabri di Cecina e Cirinei di San Vincenzo. La curiosità è che San Vincenzo è proprio il paese natale, oltre che di Walter Mazzarri, anche del nuovo playmaker di Pavia, cioè Mattia Venucci. Gloria che controlla il primo pallone, quindi il primo possesso offensivo in questo torneo di LNP e di Pavia. Si va subito ad innescare Milko Gloria, marcato da Lazzaro. In avvicinamento il lungo siciliano sbaglia, però va a controllare il rimbalzo. L'extra pass per Benedosi che attacca il ferro e trova il primo canestro del match, quindi primo vantaggio interno con questo canestro in avvicinamento di Capitan Benedosi su assist di Mirko Gloria. Lazzaro che ribalta fuori per Bovo, aperto in arco, va a realizzare Bovo. Prima tripla a bersaglio per i veneti, giocatore del 97 arrivato da Padova. Sorpasso esterno con questa prima tripla del numero 4 veneto. Palla alle mani di Venucci che prende il pick and roll di Gloria, poi in angolo da Liberati che senza timidezza spara tre punti, sbaglia, rimbalzo però controllato da Spatti. Moltissimo spazio per Venucci che ha una tripla comoda, la sbaglia. Abbiamo sottolineato come uno dei problemi di Pavia sia stata davvero la scadente percentuale in arco nel primo match. Ora Bobo che sbaglia da tre punti, palla che però viene toccata ma non controllata da Benedosi. Pavia che ha tirato con il 22% nella sua prima esibizione in terra veneta, tiri che peraltro sono stati tutti comunque ben presi, quindi a maggior ragione serve davvero sbloccarsi, più che altro tratta probabilmente di una questione psicologica. Bovo molto fuori, gioca all'alto basso con Lazzaro che si prende la stoppata di Alessandro Spatti. Lazzaro lungo di grande esperienza, undersize ma assolutamente concreto, riveste in zona d'attacco per la truppa di coach Fabio Volpato, se ne occupa il numero 8 Bonesso. Fuori per Bovo, marcato a Liberati, prova a scagliare una sorta di preghiera che prende il tabellone. Contropiede primario, Venucci va fino in fondo, sbaglia, rimbalzo controllato da Bovo. Parte con 0-2 dal campo il regista toscano, ora tripla in campo aperto, rimbalzo lungo controllato da Bonesso che sbaglia. Inizio di partita particolarmente caotico. Mestre nella prima di campionato ha pagato sicuramente dazio all'emozione. Ora Pavia che deve scrollarsi di dosso la minima emozione che può comportare il debutto casalingo. Ora tiro aperto per Spatti che gira sul ferro ed esce, rimbalzo controllato da Lazzaro che parte in palleggio. Vega che supera la metà campo, Bovo per Di Prampero. Il tentativo di innesco interno per Lazzaro viene intercettato, c'è il recupero di Gloria. Ora c'è una brutta palla di Benedosi che Spatti fatica a controllare. Per Pavia fortunatamente c'è l'ultimo tocco della difesa ospite. Rimessa in zona d'attacco per l'Omnia, Capitan Venucci. La chiamata di Venucci è una L fuori per Liberati, si torna da Venucci, una finta, si butta dentro, va a attaccare il ferro, sbaglia il regista di San Vincenzo. 0-3 in partenza, ora c'è il contropiede primario sul quale però c'è il pasticcio di Di Prampero, c'è il recupero di Davide Liberati. Pavia che può tornare in attacco sotto di 1, 7-22 da giocare in questo primo quarto, per il momento una piccola bottega degli orrori. Pavia deve evitare di farsi coinvolgere nella rumba, deve andare fino in fondo nell'esecuzione dei giochi. Ora cerca nuovamente l'innesco nel pitturato, Gloria che rifiuta il tiro, va fuori da Benedosi che si prende una soluzione a due punti cortissima. Inizio davvero difficoltoso per Pavia. Fabio, quasi tre minuti di gioco che vanno in archivio in questo momento, 2-3 dice il tabellone, molti pasticci, molte soluzioni piuttosto affrettate, chiaramente la necessità di sbloccarsi. Sì, due squadre che sono partite con le mani freddissime, soprattutto da oltre l'arco. Ora il numero 12 Lazzaro prova la penetrazione, sbaglia e il rimbalzo però ancora offensivo per gli ospiti. Benedosi però riesce a catturare la sfera e allora Venucci per Benedosi che è aperto da tre punti, non si fida del suo tiro, probabilmente
fallo di sfondamento non avvisato dagli arbitri, Spatti sbaglia da tre punti ancora una volta, e il numero 31 di Prampero subito da tre punti sbaglia anche lui, percentuali davvero che continuano ad abbassarsi da entrambe le parti. 3-2 il punteggio per gli ospiti e primo timeout di giornata chiamato da coach Pat Baldiraghi. Una Pavia che ha iniziato, come detto, con mani freddissime e soprattutto la percentuale da oltre l'arco, che dicevamo essere del 22% della partita scorsa, e oggi è dello 0%, ma anche gli ospiti nella partita precedente hanno tirato col 17%, oggi hanno segnato la prima tripla, ma continuano a fare fatica, soprattutto perché prendono tiri molto rapidi in transizione che ovviamente possono essere sbagliati o segnati. Sì, le cifre dal campo dicono per Pavia un complessivo 1-9, per Mestre un complessivo 1-6, ma soprattutto l'Omnia finora è stata coinvolta in questa ricerca ossessiva della transizione, che può andare bene a Mestre, che è una squadra che sicuramente non ha molti chili, molti centimetri. Pavia deve sicuramente cercare di giocare con più raziocinio, di andare fino in fondo nell'esecuzione dei giochi offensivi, anche perché ha degli evidenti mismatch, degli evidenti vantaggi fisici da andare a coltivare. Dopo il summit con i coach, i quintetti in campo non vengono variati, quindi si riparte. Ora vediamo se Pavia riuscirà a darsi una scossa, a giocare finalmente una pallacanestro con un po' più di raziocinio. Si fanno sentire i tifosi mestrini al seguito, hanno fatto un pullman e sono piuttosto rumorosi, anche perché il pubblico di Pavia è stato abbastanza frizzato da questa partenza indubbiamente difficile per i ragazzi di Pat Baldiraghi. Ora Mestre prova ad allungare la propria difesa, per il momento resta una difesa faccia a faccia. La ricezione di Spatti prova a innescare Gloria, che si prende il tiro dai 5 metri e va a bersaglio il lungo di Piazza Armerina per il nuovo cambio di vantaggio. Omnia che va avanti 4-3. Primi punti per Mirko Gloria. Palla nelle mani di Lazzaro. Alto basso per cercare Bovo, c'è però la buona lettura difensiva di Pavia. Gloria che va all'intercetto, Pavia che recupera, ora andrà a sviluppare l'attacco in metà campo. L'end-off tra Spatti e Venucci. C'è l'uscita forte di Bovo su Venucci. Spatti che si apre in angolo, ha una mezza idea di attaccare Lazzaro. Cerca il passaggio dentro, c'è il tocco di Lazzaro, quindi rimessa in zona d'attacco per l'Omnia con 7 secondi da giocare. Rimessa nelle mani di Capitan Venedosi, il taglio di Venucci che lavora sul perno, va a tirare da due, un arcobaleno sbagliandolo, rimbalzo controllato da Lazzaro. Venucci che è partito con 0 su 4 dal campo, sicuramente il regista toscano ancora non si è fatto vedere in attacco. Ora altro tentativo di up and under, sbagliato, palla che però rimane nelle mani di Mestre, il tiro da due punti con parecchio spazio che Lazzaro manda a bersaglio, quindi nuovo vantaggio ospite. 5 minuti che vanno in archivio, vantaggio ospite 4-5. Venucci che aspetta l'uscita di Benedosi, prende il blocco di Spatti, ma ancora Pavia non riesce a trovare buon ritmo in attacco. La ricezione di Benedosi torna fuori da Spatti che deve attaccare Lazzaro, 3 secondi, va dentro il lungo bergamasco e va a trovare un morbido appoggio al cristallo. Altra situazione di transizione, Lazzaro che prova a farsi spazio, torna fuori dal numero 20 Capitan Salvato, fuori per Bonesso che scarica per una tripla da distanza siderale che Lazzaro si prende e sbaglia. Pavia l'ha concessa volentieri, Pavia che ora prova a ripartire. Benedosi in angolo, va a spendere fallo il numero 20 Salvato sulla partenza in palleggio dell'ala ligure. Omnia che necessariamente deve trovare un pallacanestro più logica, per il momento sembra davvero una partita all'insegna del run and gun, e questo è indubbiamente il canovaccio tattico che può favorire i mestrini. Colloquio tra i signori in grigio toscani e Lazzaro da una parte e coach Volpato dall'altro.
coach tra l'altro ex Marghera, ex San Vendemiano, dove ha allenato il nostro Pippo Fazioli. Ora primo cambio per l'Omnia, fuori Liberati, dentro Momo Touré. -12 per i padroni di casa dal campo. Menucci per Touré, che prende il blocco di Gloria ma perde la maniglia, c'è il recupero difensivo di Lazzaro che può far partire in maniera peraltro rocambolesca il contropiede, che poi viene sprecato, ma c'è l'interferenza, quindi canestro convalidato. Canestro per Bovo, che è arrivato a rimorchio. Cambio per Mestre, dentro Dorde Malbasa, esce Bovo. 4 da giocare in questo primo quarto, che finora si sta sviluppando assolutamente al contrario. Ora Baldiraghi prova a pescare dal mazzo per cercare in qualche modo di invertire l'inerzia. Dentro Nasello per Spatti, quindi Nasello che andrà a giocare da numero 4 e non da numero 5. La ricezione di Touré, che sarà incaricato di passare a metà campo. Corna è la chiamata del giocatore ex Firenze, che scambia con Nasello. Menucci, che si è spostato in posizione di guardia. Sulla partenza in palleggio del giocatore ex Faenza c'è il primo fallo, speso dal numero 8 Bonesso. Due falli di squadra per gli ospiti, anche a testimoniare di una pericolosità offensiva del tutto relativa anche da parte di Pavia, che non ha attaccato a sufficienza il ferro. Nasello che riceve, vediamo se giocherà l'uno contro uno con il quarto di campo. Buona partenza di Nasello, che scarica per Benedusi, aperto in arco, corta la soluzione dell'ala ligure. Rimbalzo controllato da Di Pram, per ora Mestre che può partire in transizione. C'è un pasticcio in palleggio di Di Pram, però c'è la palla contesa, freccia del possesso che sorride agli ospiti. Continuano comunque i pasticci e continua ad attaccare con grande timidezza. Pavia è effettivamente molto bloccata. La ricezione di Salvato, si va fuori da Bonesso. La chiamata arbitrale è un contatto lontano dalla palla, c'è il fallo fischiato al numero 20 Salvato. È il secondo fallo per il capitano Mestrino, giocatore con una carriera spesa tutta nelle file di Padova. Un punto da recuperare per Pavia, 6 per chi attacca, 7 per chi si difende, 3:20 per andare al primo intermedio, segna davvero pochissimo. Ora c'è la buona smazzata per il taglio backdoor di Nasello, che va a prendersi 2 punti comodi, l'assist di Mirko Gloria. Ora c'è il time out chiamato dagli ospiti. Vediamo se Pavia, Fabio, prenderà un minimo di confidenza dopo questa buona giocata a 3. Le percentuali che chiaramente sono assolutamente deficitarie, a testimonianza di un approccio molto contratto da parte della truppa di Baldiraghi, che evidentemente sente la pressione di dover fare il risultato a tutti i costi. Questa è la classica partita in cui Pavia ovviamente tutto da perdere. Sì, è una Pavia che sembra che si stia un po' adeguando al gioco avversario, che ovviamente è un gioco, come abbiamo detto prima, fatto di tanta corsa, tiro in transizione per aumentare il numero dei possessi. È una Pavia che ha anche speso 0 falli in questo quarto e sono passati 7 minuti, ovviamente simbolo che bisogna aumentare l'intensità difensiva, che comunque è già alta così, ma spendere qualche fallo in più potrebbe essere una soluzione. Un'altra soluzione ovviamente è migliorare la percentuale da 3 punti, che continua a essere dello 0%. Ovviamente Pavia ha sbagliato tutti i tiri dalla lunga distanza, in particolar modo difficile inizio per Venucci, che adesso viene sostituito. Al suo posto entra Pippo Fazioli, che sentirà sicuramente questa partita. Ora la rimessa è per gli ospiti che hanno fatto entrare anche il numero 9 Malbasa, come sottolineato prima da Paolo. Malbasa che si incaricherà di rimettere la palla in campo. La zone press di Pavia, con Fazioli e Touré che
tentano di rubare qualche secondo agli avversari, avversari che superano la metà campo. Ora circolazione perimetrale per gli ospiti con l'uscita, la palla sotto adesso a Malva, proprio a Malvasa, che si gira, tira e segna, realizza un bel canestro in semigancio. 9-8 per gli ospiti. Ora Benedusi per Gloria, tenta l'anticipo il numero 12 Lazzaro, Gloria va in entrata solitaria, gli arbitri non avvisano nessun fallo, qui probabilmente ci poteva stare un fischio dei grigi. Liberati che ritorna in campo per Benedusi, qualche protesta di Pat Baldiaghi. Ora Pippo Fazioli che rimetterà la palla in campo proprio per Liberati, che taglia sotto canestro, scarico per Touré, passaggio per Nasello, uno contro uno, Nasello si intestardisce un po' ma sembra avere ragione, il ferro però gli sputa la soluzione offensiva. Gloria ottiene il rimbalzo ma non riesce a realizzare, allora parte il contropiede ospite e la palla finisce subito sotto al numero 12 Lazzaro, che però sbaglia anche lui la conclusione. Ora Pavia mette un po' di calma con Liberati che imposta, Nasello blocco velo, la palla arriva sotto a Gloria, uno contro uno ancora, si appoggiano molto a lui, Gloria che finalmente riesce a realizzare un bel canestro. 10-9 per Pavia che ritorna avanti. Bonesso ora prova a ubriacare Fazzoli con una serie di finte, ancora Lazzaro prova la conclusione da fuori ma sbaglia, percentuali che continuano a calare da oltre l'arco. Ora Nasello ancora sul perimetro, Gloria spalle canestro ancora una volta in uno contro uno, scarico per Nasello, scarico pessimo e palla buttata, rimessa per gli ospiti. Mestre che rimane comunque attaccata al match, solo un punto a dividere le due squadre quando il numero 10 Maran rimette palla. Bonesso si incarica di portare la palla nella metà campo offensiva avversaria, marcato da Fazioli, cambiano Fazioli e Gloria che si trova proprio contro Bonesso, palleggia destro, tiro di Bonesso che non prende neanche il ferro ma fallo a rimbalzo di Nasello, un fallo abbastanza ingenuo se vogliamo, perché aveva costretto gli ospiti a una brutta soluzione offensiva. Rimessa da fondo, ma prima c'è un cambio. Agbo Ottavi per Di Prampero che esce dal campo. Riceve il numero 10 Maran, soluzione offensiva ancora di Malvasa che segna un altro canestro abbastanza complicato in semigancio. E ritorna avanti Mestre con Pippo Fazioli che aspetta l'uscita di Liberati, anzi riceve Touré, palla sotto ancora per Gloria che si potrà giocare l'uno contro uno, taglia fisica ovviamente superiore, ancora nessun fallo, Nasello riconquista il rimbalzo, Touré ottimo l'assist per Gloria che non riesce a realizzare ma subisce comunque fallo. Ora Paolo Pavia sta effettivamente continuando a dare palla sotto a Gloria, gli arbitri per ora non sembrano voler fischiare fallo, ma questa è una delle soluzioni che può scardinare la difesa avversaria. Sì, è chiaro, Pavia adesso sta cercando di sfruttare la fisicità di Gloria, detto che nella tonnara poi intestardirsi troppo può essere controproducente, perché finora gli arbitri hanno lasciato giocare, hanno tollerato anche colpi piuttosto proibiti. Il problema di Pavia è che in questo momento c'è una clamorosa scimmia sui tiratori pavesi e se non si apre la scatola da fuori è chiaro che finire a imbottigliarsi in area poi si diventa assolutamente monotematici, quindi è più che mai necessario appunto sbloccarsi in arco. Ora palla per Malvasa che sfida Gloria, gli spara da tre punti in faccia, rimbalzo controllato Nasello, ultimi 30 secondi, perfetta parità, quota 11 in questo primo quarto che davvero è stata una piccola bottega degli orrori. Pavia che si prende l'ultimo tiro, il palleggio insistito di Liberati, prende il pick and roll alto di Gloria, la palla per Touré che si prende una linea di fondo, scarica, va da Fazioli, una finta, tiro da tre punti di Pippo, sbagliato con 7 secondi, quindi ultimo tiro per Mestre, Malvasa va da Bonesso che va da tre punti e realizza di tabella e questa è un po' la
fotografia delle difficoltà attuali di Pavia, che ha giocato un primo quarto davvero timoroso, davvero paralizzato dalla paura, e viene punita, come sempre succede quando deve piovere, nevica, e quindi arriva anche la rocambolesca bomba di tabella con cui Mestre chiude avanti il primo quarto 11-14, primo quarto in cui Pavia è apparsa davvero bloccata, lontana parente della squadra che abbiamo visto in precampionato, ma praticamente tutti i giocatori sono davvero lontani parenti di quello che la loro carriera dice. Abbiamo visto un Venucci davvero timoroso che è partito con 0-5 dal campo, ora Touré che si è preso una linea di fondo e poi ha scaricato un pallone quando di solito va ad attaccare il ferro con tutta la fisicità del mondo. Valdiraghi deve essere sicuramente bravo a scuoterli, perché un primo quarto così davvero è piuttosto sconcertante, perché onestamente capiamo la pressione che può dare una partita come questa, una partita, ripetiamo, in cui se vinci hai fatto il tuo, se perdi è un mezzo dramma, però siamo solo alla seconda di campionato. Pavia ha giocato una buona partita a Vicenza, poi l'ha persa per proprie omissioni, per propri errori, e proprio perché anche le percentuali non l'hanno confortata. Ora purtroppo le percentuali continuano davvero ad essere deficitarie. Pavia spara 0-6 da 3 punti, 5-12 da 2, quindi un complessivo 5-18 davvero molto molto modesto. Mestre non fa particolarmente meglio, però ha messo due canestri pesanti che fanno ovviamente la differenza in questo elastico così stretto. La partita poi si è sviluppata in quello che è sicuramente il basket più congeniale alla truppa di Volpato, che è andata avanti a fare questo basket di rumba, questo basket giocando, cercando ossessivamente la transizione, il tiro rapido. Pavia deve giocare in maniera con maggior pazienza, con letture, ovviamente cercando di variare le tematiche, perché poi non può essere solo palla dentro l'unico tema declinato dall'attacco pavese. Valdiraghi riparte con Benedusi, con Nasello, con Fazioli, con Touré e con Ale Spatti, quindi ora due lunghi più perimetrali, vediamo se andranno ad attaccare frontale. Ora è Fazioli che va a prendersi un uno contro uno, appoggia al cristallo ma sbaglia. Riparte Mestre con Malbasa, che però spara un missile come passaggio di apertura del contropiede, quindi arriva la quinta palla persa per la truppa ospite, che ha un possesso di vantaggio dopo questo primo quarto. Pavia può sicuramente pensare che peggio non può fare, quindi può sicuramente trarre da questo i migliori auspici. Mestre che prova ad andare aggressiva sul portatore di palla alzando la propria pressione difensiva. Benedusi che supera la metà campo, va ad attaccare il ferro, si prende il contatto e trova anche il canestro, quindi sono 4 per il giocatore di Pietraligure. Un libero a disposizione per andare ad impattare per Nicolò Benedusi. È chiaro, sta giocando una pallacanestro molto strana anche questa. Vediamo molte situazioni appunto in cui si attacca il ferro senza che ci sia stato, come in questo caso, un passaggio. È chiaro che come sempre per giocare bene bisogna essere in due. Mestre gioca questa pallacanestro molto atipica, che finora ha pagato, perché ha portato Pavia sui suoi stessi binari. Deve essere brava davvero a non farsi condizionare. Prima esibizione in lunetta per Nicolò Benedusi, che va a realizzare, quindi sono 5 per Benedusi, che diventa il top scorer di Pavia insieme con Gloria. Pavia che ora prova ad alzare la propria pressione difensiva, rimanendo comunque in difesa individuale. Ora però Nasello che sbaglia la scelta difensiva, perché a Malbasa non si possono concedere 5 metri abbondanti. Malbasa che punisce l'errore difensivo pavese, quindi sono 2 di vantaggio per Pavia. 14 per chi attacca, 16 per chi difende. Touré che perde il secondo pallone, ancora una volta sul palleggio. Ora c'è il contropiede primario chiuso da Mestre, che torna con 4 di vantaggio, pronto sul cubo dei cambi Mattia Venucci. 8:51 per andare all'intervallo. Mestre che rimane sempre piuttosto aggressiva a mettere pressione sulla palla. Touré riceve, nuovo che un palleggio dietro la schiena, si arresta, ora va ad attaccare il ferro, prende un contatto, arbitri che non fischiano. Finora Touré che non è riuscito a dare impatto. Riparte Mestre,
però in angolo Malbasa che riceve l'end off con Bonesso, cambio difensivo per Pavia, Bonesso che scarica per Agbortabi, si torna fuori per il numero 10 Maran. Mestre che ha costruito poco, va a forzare, va a sbagliare con Bonesso, rimbalzo controllato da Spatti, Pavia che può ripartire, ma il rientro difensivo di Mestre è buono. Ora Fazioli che spara una tripla in transizione sbagliandola, 0-7 per Pavia in arco. Palla nelle mani di Bonesso che va dal numero 11 Segato, vediamo se andrà ad attaccare Touré, la chiusura di Touré, il passaggio dietro la schiena per Malbasa che ora prova a giocarsi in uno contro uno, spalla canestro attaccando Benedusi, il tiro cadendole indietro sbagliato, rimbalzo controllato in coabitazione tra Spatti e Nasello che prova a ripartire ma Pavia non riesce mai ad andare a trovare un attacco in sovrannumero. Quarto di campo per Nasello, il tocco della difesa mestrina, palla che ritorna sotto Nasello, una finta, la soluzione in semigancio sinistro e va a realizzare quarto punto per l'ex lungo di San Miniato. Pavia che pur giocando oggettivamente una pallacanestro molto faticosa riesce comunque a tenere stretto l'elastico, 16-18, anche perché l'avversario ovviamente è quello che è. Agbortabi aperto in angolo, l'end off con Bonesso che attacca dal palleggio Spatti, va a tirare e sbagliare, c'è però il fallo su di lui di Nasello, quindi saranno due tiri liberi di Bonesso. Pronto un triplo cambio per Baldiraghi, pronti Mazzoleni liberati e Mattia Venucci, quindi fuori Nasello, fuori Pippo Fazioli e fuori anche Momo Touré, quindi porte più che mai girevoli per Baldiraghi che sta disperatamente cercando di attingere al mazzo, alla panchina che indubbiamente è lunga, per cercare di invertire un trend di partita che ancora davvero l'Omnia fatica a leggere. Ora due punti e prima due tiri liberi a disposizione di Bonesso che sbaglia il suo primo, viaggio in lunetta. Uno due per il regista mestrino e ora c'è il cambio, torna sul perché Federico Di Prampero, ex giocatore di Lecco, va a prendere fiato il backup designato di Maurino Pintone. Ora vediamo Pavia con questo triplo cambio. Seguiamo questo possesso, poi ci prenderemo anche noi un riposo e andremo da Fabio. Mazzoleni per Liberati, il taglio lungo la linea di fondo di Benedusi che esce dal blocco, però esce bene con lui, perfetto il timing di uscita dalla difesa mestrina. Benedusi deve lavorare dal palleggio, va da Spatti, una virata, c'è la chiusura difensiva del numero 10 Maran che prova a spendere fallo. Rimessa in zona d'attacco per la Vega Mestre e noi andiamo da Fabio. Rimessa da fondo per Pavia che a differenza della partita precedente ha incominciato male questo match e si trova sotto di 3 punti quando Venucci rimette per Benedusi. Venucci che riceve ancora, blocco di Spatti, Liberati proprio per Spatti, spalla canestro contro Malbasa, uno contro uno di Spatti che prova la soluzione offensiva e sbaglia anche questa e allora il rimbalzo è catturato dal numero 11 Segato che sfrutta il blocco di Malbasa, lo ritrova Malbasa fuori di tocco per Prampero che per Di Prampero che ottiene la rimessa visto che il duo Venucci Liberati ha toccato il pallone con un piede. Ora rimessa per Mestre, nel frattempo cambio per Pavia, esce proprio alle Spatti e rientra Mirko Gloria. Rimessa in zona d'attacco per Mestre, se ne incarica il numero 10 Maran che trova proprio Malbasa, fuori ancora per il numero 31 Di Prampero, blocco di Malbasa, Maran ancora in uno contro uno, Mazzoleni si trova su di lui sul cambio, ottima però la difesa e ovviamente da un'ottima difesa nasce una palla persa per gli ospiti e Pavia può così riportarsi sotto con una nuova azione offensiva. Un po' di pressing per gli ospiti, Venucci riceve proprio in questo momento, chiama lo schema e aspetta l'uscita di Liberati che riceve in questo momento. Gloria riceve ancora palla sotto, molto profonda la ricezione, ancora nessun fallo ravvisato dagli arbitri, altro errore per Gloria. Segato per il numero 12 Lazzaro che attacca in uno contro uno,
appoggia il vetro ma sbaglia e allora rimbalzo di Benesusi, transizione per Pavia, liberati da tre punti. Vediamo se sblocca Pavia e finalmente sblocca l'Omnia. Tripla fondamentale di Liberati, 19 pari adesso e ora zona per l'Omnia Pavia. Ora palla a Maran che trova Lazzaro, blocco che per favorire Di Prampero che attacca in uno contro uno, ancora Maran, finta il tiro, batte Benedusi e realizza un canestro abbastanza complicato, ritorna avanti Mestre e palla ancora a Liberati. 19-21 con 5 minuti sul cronometro del secondo periodo ancora da giocare. Mazzolini spalla canestro in uno contro uno, ottima questa volta la soluzione, non arriva l'aiuto sotto canestro, ancora zona per Pavia, zona 3-2 con Malbasa per Maran. Di Prampero, circolazione perimetrale per gli ospiti, Malbasa con ancora il tiro, un long two di Malbasa che va ancora a bersaglio. Dovrebbe essere giunto a quota 8. Malbasa a quota 8 sta disputando un'ottima partita. Mazzolini attacca uno contro uno, anzi uno contro due, scarico per Benedusi che non tira, tira in un secondo momento e realizza. Ottima soluzione di Benedusi dalla media. Benedusi che però non sembra quasi fidarsi del suo tiro, viste le pessime percentuali di Pavia da tre punti, come abbiamo già sottolineato in precedenza. Ora palla per il numero 11 Segato che vuole attaccare Gloria in uno contro uno sul cambio, palla sotto per Lazzaro, uno contro uno, canestro e fallo di Lazzaro, con Benedusi che non è riuscito questa volta a difendere al meglio. Due punti proprio per Lazzaro che adesso andrà in lunetta per il tiro libero supplementare. Esce Malbasa, esce anche Maran, rientrano Bonesso e il numero 33 Bovo che aveva iniziato la partita in quintetto. Ecco Paolo, adesso è uscito Malbasa che è stato forse la spina nel fianco per Pavia in questo primo quarto e mezzo. Ora Pavia deve cercare di trovare ancora buone soluzioni, soprattutto dal tre arco come fatto in precedenza da Liberati. Sì, al di là delle difficoltà offensive che sono ovviamente macroscopiche, in realtà Pavia ha faticato moltissimo anche in difesa, perché comunque sono arrivate sì molte palle perse, ma per approssimazioni comunque degli ospiti in realtà ha faticato a reggere uno contro uno. Ancora Lazzaro si prende una linea di fondo, sbaglia, rimbalzo controllato da Liberati, anzi non controllato perché Liberati calpesta la linea di fondo, non riesce a tenere il pallone in campo. Abbiamo visto la prima buona difesa di squadra poco fa quando Mestre è incappata nell'infrazione di 24 secondi con buona tenuta, però Pavia che davvero è incomprensibilmente bloccata, mai vista, abbiamo seguita in tutto il precampionato. Ora vediamoci la prima buona giocata di Venucci che va a anticipare e va a innescare il rimorchio di Mazzoleni per due punti comodi. Tabellone che segna la parità a quota 25, 3-21 per andare all'intervallo lungo. Ora vediamo se queste piccole giocate metteranno in partita i giocatori più importanti di Pavia. Abbiamo visto prima la tripla di Liberati, ora questo anticipo con l'assist di Mattia Venucci, ma Pavia deve sicuramente crescere in difesa. Ora c'è la buona difesa di Venucci, c'è un tiro contestato di Bovo che finisce lungo il rimbalzo di Lazzaro che però non controlla, rimbalzo controllato poi da Mirko Gloria, non è che può ripartire, c'è Liberati aperto in angolo, il ribaltamento di Gloria per Liberati che può attaccare dal palleggio, da un ottimo pallone interno a Gloria che sbaglia però un canestro comodo, c'è il fallo sulla ripartenza mestrina di Mazzoleni. Pavia che però fa dannatamente fatica a piazzare un mini parziale, non riesce a trovare due buoni attacchi dietro fila. Sono tre i falli di squadra, pronto sul cubo dei cambi, capitan Salvato, vediamo che andrà a dar riposo al numero 11 Segato. Rientra il giocatore del 1990. Tutto pronto, perfetta parità, quota 25.
Onesto che riparte marcato da Venucci, ma poi sceglie di non mettere particolare pressione. Di Prampero che si muove in palleggio, marcato da Liberati, si va da Salvato, ancora sotto da Lazzaro, sicuramente il polo offensivo di riferimento. C'è la chiusura, il raddoppio di Mazzoleni, arbitri che non fischiano il contatto. Recupero di Pavia, grande smazzata di Mattia Venucci che manda al bersaglio grosso Nicolò Benedosi. Sono 9 per il capitano, c'è il sorpasso per l'Omnia, 27-25. Benedosi che ha letto bene, ottimo il taglio, ha letto bene l'ispirazione di Mattia Venucci. Speriamo, abbiamo visto prima l'anticipo in metà campo, due assist in fila per Venucci che ovviamente deve entrare in partita. Chiaramente al di là della sua qualità di lettura, di regia, Venucci è comunque un giocatore con molti punti nelle mani e il fatto che sia ancora inchiodato alla virgola è logicamente un grosso problema per l'attacco di casa, che non può prescindere comunque dai fatturati di un giocatore che anche in attacco è un punto di riferimento. Time out chiamato da Volpato, diamo un'occhiata alle cifre, il tabellino dice 9 per Benedosi, 4 di Mazzoleni che ha avuto comunque un impatto interessante, 3 per Liberati, 5 di Gloria, 2 di Spatti, 4 di Nasello per quanto riguarda l'Omnia, per quanto riguarda la Vega sono 5 di Bovo, 2 di Salvato, 4 di Bonesso, 2 di Lazzaro, 8 di Malbasa, 4 di Maran. Nessun cambio, quindi si riprende esattamente con i 10 giocatori in campo prima del time out. Pavia che sembra andare ad alzare a tutto campo la pressione della propria difesa. Vediamo anche se Baldiraghi varierà qualcosa dal punto di vista tattico, finora è rimesto rigorosamente in difesa individuale. Ora vediamo, viene alzata la pressione. La scivolata di Venucci che consente facilmente di superare la metà campo. Ora va a lavorare in metà campo, si va manco a dirlo da Lazzaro che va a affrontare Gloria e va a subire fallo dal lungo siciliano. Primo fallo per Mirko Gloria. Ora Mestre che da un po' di possessi è costretta a lavorare a difesa schierata, non può più andare al corri e tira che tanto ama, va in prima battuta da Lazzaro che comunque di riffo di raffa arriva a una conclusione, va a prendersi tiri liberi, va a realizzare Lazzaro, terzo punto per lui, 1-8, quindi a bersaglio anche il secondo tentativo, quindi perfetta parità, quota 27, Pavia che non riesce a scrollarsi di dosso la vischiosa squadra di Volpato. Pavia dovrebbe cominciare a giocare una pallacanestro all'altezza delle proprie possibilità, per il momento sta facendo molta fatica. Innesco interno per Gloria che ribalta un brutto pallone per Venucci. Arriva la quinta palla persa per i lupi di Pat Baldiraghi. Meno di 2 minuti all'intervallo lungo, pronto sul cubo dei cambi Ferdinando Nasello. Palla nelle mani di Bonesso, di Prampero che attacca dal palleggio, prende la linea di fondo, prende anche il fallo di, crediamo, Andrea Mazzoleni. Secondo fallo per l'ex capitano di Desio. C'è il cambio chiamato da Baldiraghi, fuori Mirko Gloria, dentro Ferdinando Nasello. Pavia che in questo momento è in bonus, quindi tiri liberi a disposizione di Federico Di Prampero che con l'ausilio del ferro va a imbucare il primo. Primo punto per l'ex giocatore di Lecco che sbaglia il secondo, rimbalzo comodo per capitano Nick Benedosi. Uno di vantaggio per Mestre, 27 perché attacca, 28 perché si difende, 1.30 da giocare in questo secondo quarto che comunque rimane molto molto complicato per Pavia. Spalla canestro, Benedosi ribalta fuori per Nasello. Venucci costretto a forzare a 3 punti. Soluzione di classe pura per il giocatore di San Vincenzo. Sorpasso di Pavia avanti di 2, 30-28. Ora Di Prampero che scaglia una soluzione piuttosto improvvisata da 3 punti.
Benucci che può correre a fine fondo, si prende il contatto, addirittura antisportiva la chiamata, antisportivo fischiato a Lazzaro sulla ripartenza di Capitan Benucci, che si è fatto tutto il campo dopo aver messo il primo canestro pesante del suo match. Cambio chiamato da Volpato, fuori Salvato, torna sul parquet Segato. Saranno libera a disposizione di Mattia Venucci. Venucci che va a realizzare a Vicenza, soprattutto nel finale, il giocatore toscano ha sbagliato qualche libero di trappo che poi si è rivelato fatale. Il solito Mattia è un giocatore assolutamente affidabile dalla linea della carità. 2-2 per il giocatore del 1990 e 4 di vantaggio per Pavia, che ha il possesso per andare a 2 possessi di margine. Venucci ha aperto da 3 punti, va al tiro e subisce il contatto falloso, quindi 3 tiri liberi per Venucci, che ha la possibilità appunto di allungare e di piazzare un mini break che in qualche modo possa far riprendere colore ad una Pavia davvero pallida. Riprende tono anche la tribunetta, che davvero era stata silenziata dalla brutta partenza dei beniamini. Assegno Venucci, 2-2, quindi va per il terzo. 3-3 per Venucci, quindi in fila per Venucci, quindi Pavia che schizza avanti 35-28. Ora c'è l'innesco interno per Bovo, su di lui il fallo di Liberati. Sarebbe servita come il pane una buona difesa per dare comunque corpo a questa primissima sgasata del match. Va a realizzare Bovo. Otto punti per lui nel primo match disputato in maglia mestrina. 2-2 per Bovo, sono già 7 in questo momento. Torna sul parquet Dorde Malbasa, il giocatore italo-serbo, che è stato sicuramente l'attaccante migliore a disposizione di Volpato in questo primo tempo. 46 secondi per chiudere, 35-30, 5 di vantaggio per Pavia. L'end-off tra Mazzoleni e Venucci, che ora ha preso fiducia. Grande smazzata di Venucci per Nasello, che va a realizzare, ad appoggiare 2 punti comodi. 7 di margine per l'Omnia, sono 6 per Ferdinando Nasello. Ovviamente si è acceso Venucci, si è acceso anche la luce nell'attacco Omnia. Malbasa, ora c'è la buona difesa di Nasello, ribaltamento controllato da Venucci, quindi altra palla persa per Mestre. Ora altra buona difesa di Pavia, Venucci che può lavorare in transizione, si prende una soluzione da 2, però la manda molto corta. Rimbalzo controllato da Malbasa, 6 secondi, 4 secondi, con un secondo da giocare c'è la tripla scagliata dal numero 11 Segato, che si spegne sul ferro. Intervallo, 7 di vantaggio per Pavia, 37-30, con questo buon rush finale di Mattia Venucci, che ha sicuramente illuminato la scena. Prima di chiudere il collegamento andiamo a riepilogare quelli che sono i tabellini individuali. Sono 9 per Pavia, sono 9 di Benedusi, 4 di Mazzoleni, 3 di Liberati, 6 di Nasello, 8 di Venucci, 2 di Spatti, 5 di Gloria. Per quanto riguarda la Vega Mestre sono 7 di Bovo, 8 di Malbasa, 4 di Lazzaro, 1 per Di Prampero, 4 per Bonesso, 4 per Maran, 2 per Selvato. Ribadendo il parziale a metà partita, che vede un Omnia davvero molto molto al di sotto delle proprie possibilità, comunque avanti 37-30. Vi diamo l'appuntamento per la ripresa delle ospitalità. Per andare alla ripresa dell'ostilità, due quarti archiviati con parecchia perplessità, proprio perché
un'Omnia che ha lasciato sorpresi, un'Omnia che non, in precampionato non è mai andata così male, così timida, così bloccata. Chiaro, Venucci ha fatto fatica ad accendersi e nel momento in cui si è acceso Venucci ovviamente anche Pavia ha cambiato faccia, però non è spiegabile il fatto che comunque giocatori navigati, giocatori che hanno alle spalle una carriera importante, parliamo di Liberati, parliamo di Touré, così vederli così con il braccino davvero ha lasciato piuttosto perplesso tutto il pubblico che in effetti ha vissuto questi due quarti piuttosto silente e quasi meravigliato di vedere la propria squadra comunque giocare una pallacanestro così faticosa. Ora, sette lunghezze di margine sono arrivate, quindi un primo progetto di strappo potrebbe anche starci. Ora vediamo se Pavia, che si è tolta la scimmia dalla spalla, riuscirà anche a giocare una pallacanestro più rilassata dal punto di vista appunto delle scelte, della selezione dei tiri e anche con più fiducia per metterli finalmente questi tiri. La percentuale globale dice 40% per Pavia, 38% per Mestre. Tutto pronto per ripartire, ma al di là di riapproccia questo secondo tempo con Venucci, Liberati, Benedusi, i due lunghi titolari, cioè Spatti e Gloria. Mestre riparte da Bonesso, Malbasa. Abbiamo Valdiraghi che prova a stupirci, parte con una zona 2-3 di solito con adattamenti, matchup, quindi va a seguire i tagli. La penetrazione, il Bovo aperto da tre punti, rinuncia al tiro, mette in ritmo il numero 8 Bonesso che sbaglia, via però non riesce a controllare il rimbalzo difensivo. Spara tre punti di Pram, però molto corto, rimbalzo controllato da Venucci. Ora vogliamo veramente vedere un'altra Omnia, un'Omnia con una faccia diversa. Comunque anche nel momento di massima difficoltà, il dato che può in qualche modo darci fiducia è che Pavia si è messa a lavorare duro in difesa, concedendo comunque fatturato misero a Mestre nel secondo quarto. Gloria mette in ritmo Spatti, che non prende il ferro da quella che è la sua posizione, proprio a sottolineare che dal punto di vista psicologico qualcosa non vada. Ora gancetto di Malbasa che va a realizzare, quindi forbice che si riduce a 5 punti, 37 a 32. Venucci che supera la metà campo, ora è importante per Pavia ritrovare immediatamente feeling con l'anello. Benedusi che lavora con il palleggio prolungato, 7 secondi, Pavia ha costruito poco. Venucci ancora per Benedusi che si prende una tripla forzata, la sbaglia, rimbalzo in attacco comodo di Gloria che riparte fuori. Possesso addizionale per Pavia, Liberati, ma Pavia che si muove però molto poco. Il ribaltamento di lato, si va da Venucci, c'è il fallo piuttosto ingenuo di Malbasa. Bravo Venucci anche a farlo vedere, quindi rimessa in zona d'attacco, ora andiamo da Fabio. Rimessa affidata a Benedusi che aspetta l'uscita di Venucci che riceve in questo momento blocco di Gloria, show difensivo ben eseguito da Lazzaro che però commette fallo secondo gli arbitri. Altra rimessa per Pavia con Liberati questa volta. Il blocco di Spatti che arriva in questo momento per Venucci che non riesce a liberarsi, Gloria riceve ancora per Venucci, accelerazione di Venucci che non riesce però a realizzare, Gloria lotta come un leone e ne esce vincitore con la palla. Ora Liberati ragiona, palla sotto a Gloria in post basso ancora contro Malbasa, isolato, scarico per Spatti un po' difficoltoso, uno contro uno ancora di Spatti, però infrazione di passi abbastanza netta di Ale Spatti. E adesso la rimessa invece è per Mestre che dopo due attacchi abbastanza lunghi di Pavia tornerà in attacco con il numero 8 Bonesso che imposta marcato da Venucci. Malbasa aspetta che Lazzaro si posizioni in post basso, fallo però di Mirko Gloria. Mirko Gloria al suo secondo fallo, primo fallo per i padroni di casa in questo periodo. 37 a 32 con 7.58 da giocare in questo terzo quarto. Bonesso per Lazzaro,
scambiano i due, blocco di Bovo. Ancora il numero 11 di Prampero che attacca in uno contro uno, ottima la difesa di Venucci che si applica anche in fase difensiva, contropiede e canestro, 39-32. Venucci che ha dato veramente anima a questa Pavia sia in fase offensiva adesso anche in fase difensiva, è il go to guy fino ad ora. Ora Balbasa uno contro uno contro Liberati in post basso, ancora semigancio questa volta sfortunato, ribalzo di Benedusi che porta la palla nella metà campo offensiva avversaria, palleggia resto tiro, vecchia scuola che però non va e fallo di Gloria a rimbalzo. Gloria che è al suo terzo fallo, due falli spesi nell'arco di un minuto. Terzo fallo per lui, come abbiamo detto. Bovo che rimette palla per Bonesso che imposta, marcato ancora da Venucci, l'uscita proprio di Bovo, palla sotto maldestra, recupero per Pavia, ora Venucci imposta con calma, Benedusi per Liberati, blocco di Gloria, non riesce a creare vantaggio, palla sotto a Nasello che scarica ancora per Benedusi, ancora Nasello in post basso, marcato da Bonesso, mismatch ovviamente chiaro, scarico per Benedusi da tre punti, non va, altro errore dalla lunga distanza per Pavia, contropiede per Bonesso, blocco di Bovo, ancora semitransizione per gli ospiti e fallo di Venucci. Venucci che si sta applicando molto anche in fase difensiva, sta tentando di dare, come abbiamo detto poco fa, anima a questa Pavia che è un po' spenta, e ora terzo fallo di Mercuria che esce per far posto ancora alle Spatti. Sì, l'abbiamo già detto, nel secondo periodo oggettivamente è una partita in cui Pavia non riesce ancora a sbloccarsi in attacco, anche nel momento in cui prende triple con spazio non c'è davvero verso di metterla dentro. 2-11 per i pavesi, ora altro buon anticipo, è il terzo recupero con la difesa d'anticipo, ora Venucci in transizione a tre punti, importante, realizza 13 per il regista toscano che ha davvero acceso la luce in casa pavese con giocate all'altezza della sua fama, ha praticamente piazzato, è stato sicuramente sua la firma in calce al break che Pavia ha piazzato, arrivando a guadagnare il massimo vantaggio in questo momento con la tripla di Venucci. Pavia raggiunge il più 10, 42-32, c'è il timeout chiamato da Mestre. Abbiamo detto, Pavia deve trovare leggerezza in attacco ma non può prescindere dalla difesa aggressiva, ora sta cercando di essere molto più tosta sulle linee di passaggio, sono arrivati comunque almeno tre recuperi praticamente tutti uguali andando ad intercettare passaggi piuttosto timidi. La squadra per come è stata costruita chiaramente non può prescindere da questa forte identità difensiva, al di là che può contare sull'energia, quindi anche sui falli da spendere di 10 giocatori 10, abbiamo sottolineato in precedenza, mi sembra che nel primo quarto Pavia non avesse speso neanche un fallo, cioè proprio a sottolineare che fosse proprio mancato l'approccio psicologico, al di là di tutto Pavia fosse in qualche modo rimasta un po' negli spogliatoi, in primo luogo con la testa. Si riparte dallo stesso quintetto, Pavia che prova ad allungare la propria difesa a tutto campo, Lazzaro in palleggio, supera la metà campo, va da Boso, si torna fuori da Bonesso, l'end off con Lazzaro che va a prendere posizione nel pitturato marcato da Spatti, ora c'è il cambio difensivo, c'è la penetrazione di Malbasa chiuso da Spatti, Malbasa manda al ferro una sorta di missile controllato da Liberati, Pavia può tornare a giocarsi il possesso in metà campo offensiva, quarto di campo per Nasello che si gioca l'uno contro uno, riapre per Liberati, tripla molto comoda che il giocatore di Venturina sbaglia ancora una volta, non c'è davvero verso di togliere il tappo al canestro Mestrino, 10 di vantaggio per Pavia che si chiude in metà campo, buon lavoro di Venucci che tiene fisicamente contro Malbasa, ora si torna sul perimetro di Prampero che parte in palleggio chiuso da Liberati, si torna fuori per Lazzaro che punta Spatti, scarica un pallone in traffico per Di Prampero che trova sulla sirena un calestro rocambolesco che comunque riporta Mestre a meno 8, 42 per chi attacca, 34 per chi difende, 5 minuti da giocare in questo terzo periodo, Venucci con palla in mano va da Liberati,
per Spatti, c'è l'anticipo forte di Malbasa, Spatti però poco reattivo in questa situazione e Mestre che recupera, ora può andare in transizione, c'è il, però il rientro della difesa pavese, cambio difensivo con Bonesso che spara in faccia a Nasello ma sbaglia di molto la tripla, ritorna sul parquet dopo una prolungatissima assenza Momo Touré. Vediamo se il giocatore varesino riuscirà ad avere un impatto all'altezza delle, della propria fama. Cambio per Davide Liberati che non è riuscito ad entrare in partita offensivamente malgrado abbia messo la prima tripla del suo campionato. Touré che supera la metà campo, ora vedremo se si scambieranno di ruolo lui e Venucci, con Venucci che andrà a giocare nello spot di numero 2. Ora arriva un buon pallone, ottimo circolazione offensiva con l'extra pass di Alessandro Spatti che manda al bersaglio comodo Ferdinando Nasello. Ovvia che torna avanti di 10, ora Malbasa tenuto difensivamente da Venucci che regge l'impatto fisico. Lazzaro aperto da tre punti, sbaglia, rimbalzo lungo controllato da Malbasa che poi però rinuncia al tiro, si torna sul perimetro di Pram, però ancora per Malbasa, aperto da tre punti, sbaglia, rimbalzo di Nasello. 4 minuti per andare alla boa di tre quarti gara. Benedusi va sotto da Spatti, ribalta fuori per Touré che prova ancora ad andare dentro a Spatti che però non controlla, palla saponetta controllata da Malbasa, la transizione ospite, Malbasa che arriva a rimorchio però è piuttosto fiacco il suo attacco al ferro, c'è però un fallo commesso a difesa pavese, fallo di Capitan Benedusi e noi con 10 di margine per Pavia e 3.44 per andare al trentesimo andiamo, torniamo da Fabio. Secondo fallo per Benedusi, quarto di squadra per Pavia che al prossimo fallo raggiungerà così il bonus. Ora Bonesso per la rimessa da fondo campo, esce il numero 10 Maran, Malbasa consegna palla a Bonesso, ancora Lazzaro, Bonesso scambio perimetrale della palla, attacco in uno contro uno poi e ottima palla ma sbaglia il numero 20 salvato, l'appoggio a canestro, ora Benedusi sul blocco di Nasello si nasconde, scarico per Spatti, Spatti che aspetta di consegnare palla a Touré che attaccherà in uno contro uno, scarico ancora Spatti sotto canestro, ottimo movimento di Spatti che realizza con la mano mancina, 46-34, Pavia adesso che è arrivata a più 12, difendendo soprattutto bene, ora chiama la difesa Venucci, una serie di cambi difensivi, ora Bonesso marcato proprio dallo stesso Venucci. Benedusi anche lui ottima difesa, sporca il pallone, Bonesso dovrà forzare allo scadere dei 24, sbaglia il tiro, rimbalzo di Spatti e Benedusi che imposta, accelera per un attimo, poi si ferma, Touré ancora per Venucci che chiama lo schema, schema L, quindi sarà un blocco sul portatore di palla che arriva in questo momento di Nasello. Venucci ancora in uno contro uno sul cambio difensivo, bomba da tre punti per Venucci, che giocatore, che giocatore. Mattia Venucci ha fatto delle cose davvero di un'altra categoria e lo abbiamo visto in quest'ultimo caso, sembrava un tiro forzato ma è uno dei suoi tiri. Sì, beh, il tiro dopo lo step back alla fine è ampiamente nel bagaglio, è il DNA cestistico del giocatore di San Vincenzo che ha letteralmente preso per mano, preso in spalla se preferite la squadra, portandola a prendere confidenza in attacco, portando a incrementare finalmente il fatturato che fin lì è stato piuttosto asfittico prima della sua esplosione offensiva. È chiaro che comunque ancora una volta Pavia è riuscita a lavorare bene in difesa. Resta il problema del coinvolgimento offensivo del resto della truppa. Pavia comunque adesso, anche Touré abbiamo visto non andare a forzare, cercare di giocare per mettere in ritmo i compagni, cercare di andare a giocare per far entrare in partita definitivamente anche Alessandro Spatti. Chiaro che è ammirevole il tentativo ovviamente di giocare di squadra, questa è una squadra che ovviamente non può vivere a singoli di enorme valore, abbiamo visto appunto questo abbagliante spot di Venucci, ma è una squadra che chiaramente deve giocare
di collettivo, deve giocare un pallacanestro di sistema. Ora vediamo Aldiraghi chiama una, vediamo se è individuale, comunque pressione a tutto campo, sì, rimane individuale. Aperto Bovo che attacca Spatti dal palleggio, rinuncia al tiro, torna per Capitan Salvato, si ritorna da Bovo, ora però efficaci raddoppi di Pavia che ovviamente rischia qualcosa al tiro a tre punti, sbagliato, sputato dal ferro la conclusione pesante di Maran. Pavia che può ripartire con 15 di vantaggio, Touré che vuole andare al ferro, scarica un pallone avventuroso, perso. Terza palla persa per Momo Touré, abbastanza un evento. Bovo da tre punti, cortissimo, rimbalzo però in attacco controllato da Bonesso, palla che ora Mestre muove rapidamente, ancora una volta Mago Venucci va all'intercetto e va al contropiede solitario a mettere il 18° punto del suo match, 51 per chi attacca, 34 per chi si difende. Ora c'è, ritorna a fatturare Mestre, ora cambio di difesa, chiamato la Volpato, vediamo una zona fronte pari per la truppa veneta, vediamo se poi ci saranno adeguamenti o sarà davvero una zona liscia. Mazzoleni in angolo, lavora in palleggio, torna a Touré, ora vediamo come Pavia attaccherà questo cambio difensivo, l'attacca con Venucci in gas, sbaglia la tripla, a rimbalzo d'attacco prova a lavorare Mazzoleni, signori in grigio però ritengono che l'ex Desiano abbia spinto, quindi è fallo per Mazzoleni, il terzo fallo per il giocatore ex Ferrara. 51-36 recita il tabellone di Via Treves. Ultimo giro di orologio in questo terzo periodo. Trivia a disposizione di Capitan Salvato che mette il terzo punto del suo match. Bersaglio anche il secondo, 4 per Salvato, 51 per chi attacca, 38 per chi si difende. Siamo Mestre, continuerà a credere nella zona, zona che ora si adegua, va in pressione forte su Venucci, esce Spatti, palla nelle mani di Mazzoleni, Spatti aperto da tre punti, ribalta per Venucci che prende il blocco di Nasello, non viene premiata la rollata del toscano, si prende una soluzione da due punti Touré che sbaglia, rimbalzo controllato da Bovo. Venucci che prova l'ennesimo anticipo della sua partita, tocca e riesce a far carambolare la palla sulla gamba di Bonesso, quindi altro recupero per Venucci, quarto recupero per il playmaker toscano. C'è minuto di sospensione chiamato da Pat Baldiraghi, andiamo a dare un'occhiata ai fatturati. Beh, come abbiamo sottolineato c'è stata la clamorosa esplosione di Venucci che è arrivato a quota 18, il resto dei compagni che ancora sono al di sotto della doppia cifra sono 4 di Mazzoleni, 8 di Nasello, 4 di Spatti, 9 di Benedusi, 5 di Gloria, 3 di Liberati. Quanto riguarda invece la Vega Mestre sono 4 di Maran, 4 per Bonesso, 12 di Malbasa, 7 di Bovo, 4 di Salvato, 4 di Lazzaro, 3 per Di Prampero. Cifre offensive, Pavia da due punti 16 su 33, 4-15 da tre punti. Sono già 11 però i recuperi di squadra e nel quadro di uno scout sicuramente non da incorniciare, questo è sicuramente il dato più importante, il dato più incoraggiante per Pat Baldiraghi. Quanto riguarda Mestre, 12-24 da due punti, 2-18 da tre punti. Soprattutto il grosso fardello di 14 palle perse in 30 minuti scarsi. Squadre che ritornano al centro del ring. Baldiraghi che finisce dando un minimo di recupero a Mattia Venucci, torna sul parquet Pippo Fazzioli. Prende il blocco di Spatti, poi gioca due con il lungo bergamasco. Torna in angolo da Touré che può andare a prendersi l'uno contro uno, c'è il raddoppio difesa mestrina. Touré arriva un'altra palla persa per Momo, davvero fuori partita. Mestre che può giocarsi con 14 secondi il possesso, Salvadeo spara da tre punti, non una grandissima idea. Ultimo tiro per Pavia, Fazzioli che viene fermato con le cattive, arriva la palla persa e c'è il quarto fallo ingenuo davvero di Mazzoleni, anche perché
salvato, che si era preso un tiro da tre punti in precario equilibrio. Ingenuità dell'under pavese. Ora saranno tre tiri liberi per Salvato, che a cronometro fermo avrà la possibilità di ridurre il gap. Bersaglio il primo libero per il capitano veneto, 5 per lui, fatturato che è arrivato quasi in toto a cronometro fermo per il numero 20 Mestrino. 2 su 2, vediamo se continua nel percorso netto dalla linea della carità. Ovviamente, come sempre succede in questi casi, l'abbiamo chiamato l'errore. E quindi terzo periodo che si chiude con Pavia avanti di 11, 51 Omnia, 40 Vega Mestre. Il parziale di questo terzo quarto è 14-8, quindi comunque a testimoniare che la difesa di Pavia è l'unica certezza alla quale la truppa di Baldiraghi si può aggrappare oggi. Ovviamente tutto va passato alla cartina di tornasole del valore tecnico di Mestre, che non dobbiamo dimenticare è una neopromossa, squadra che viene ovviamente candidata ad un campionato di sofferenza per cercare di strappare la salvezza, quindi è ovvio che poi anche tutta la partita va letta chiaramente in quest'ottica. Però la Serie B è un campionato nel quale non c'è mai la possibilità di snobbare nessuno, le partite comunque le devi andare a vincere, ed è comunque importante che Pavia, nel contesto di una partita sicuramente deficitaria in attacco, sia riuscita a cavarsi per il momento dagli impicci, aggrappandosi chiaramente al suo giocatore di riferimento. Per Mattia Venucci la statistica recita 18 punti, 2-7 da 2 punti, 3-5 da 3, 5-5 in lunetta, 2 rimbalzi, 4 recuperi, 3 assist, quindi una valutazione che già è 24. E giusto a sottolineare il peso specifico enorme che il giocatore ha avuto nella sgasata per il momento decisiva operata da Pavia. Ora le squadre stanno per tornare in campo. Abbiamo sottolineato prima le 11 palle recuperate di Pavia, probabilmente 5 sono arrivate in questo terzo periodo, e la maggior parte delle quali propiziate proprio da Mattia Venucci, che si è trasformato in MVP sia in fase offensiva che in fase difensiva. Difficoltà invece, abbiamo detto, per Momo Touré, che non è riuscito a trovare buone soluzioni in attacco. Comunque ora è tutto pronto con Benedusi alla rimessa per Fazioli, che chiama lo schema a pugno. Aspetta proprio l'uscita di Benedusi, che riceve in questo momento blocco di Mirko Gloria, è tornato in campo anche lui al posto di Alespatti. Gloria che riceve spalle a canestro, uno contro uno, scarico per Nasello, scarico a sua volta per Venucci e fallo del numero 11, probabilmente segato. E ora Pavia, che avrà 14 secondi per completare l'azione. Prima però bisogna pulire il parquet, perché Venucci è scivolato a terra. Pulisce proprio Benedusi il parquet. 9:40 ancora da giocare in questo match, 51-40 per i padroni di casa. Ora arbitri che consegnano la palla a Venucci, che aspetta l'uscita di Fazioli, con in campo Fazioli e Venucci ad agire da guardia. Fazioli aspetta il blocco di Gloria che arriva, Nasello, scarico per Venucci, 5 secondi al termine dell'azione, dovrà forzare Fazioli allo scadere e per poco non riesce a trovare un grande canestro. Palla però che non entra, fa il giro del ferro ed esce. Ora Malbasa proprio per il numero 11 segato. Malbasa che ha un mismatch che non riesce però a sfruttare con Venucci. Ottima la difesa di Venucci, probabilmente infrazione di passi non fischiata. Scarico per il numero 20,
che però non riesce a realizzare. Gloria recupera il rimbalzo, ovviamente numero 20 salvato, anche il capitano Venucci, quasi recupero di Segato, però fallo del numero 11 in maglia mestre, avvisato dagli arbitri. E rimessa ancora per Pavia, altra rimessa laterale con 18 secondi alla fine dell'azione. Si pulisce ancora un attimo il parquet prima di ricominciare. Ci sarà un blocco di Nasello per favorire l'uscita di Venucci. Venucci che non riceve, riceve Nasello. Deviazione del numero 33 Bovo, che quasi recupera anche la palla. Ancora Benedusi alla rimessa, ancora blocco di Nasello e questa volta in post basso Venucci, uno contro uno contro il numero 10 Malan. Conclusione sfortunata che fa il giro del ferro anche questa ed esce. Bovo per Segato in uno contro uno, ma fallo in attacco di Malbasa. E secondo fallo per gli ospiti in questo periodo contro il 0 di Pavia, anzi terzo fallo degli ospiti. Malbasa che arriva anche lui a quota 3 falli. Ora Pippo Fazioli contro la pressione di Segato riesce a superare la metà campo difensiva. Palla per Venucci, blocco di Gloria, Venucci che tenta di sfruttarlo ma non ci riesce e palla a 2. Buona questa volta la difesa di Mestre, che non riesce, anzi che riesce a recuperare palla perché la freccia premia proprio gli ospiti e rimetterà Bovo dalla linea di fondo per il capitano salvato, che è lui a incaricarsi di portare la palla nella metà campo offensiva avversaria. Bovo riceve in questo momento, ottimo Benedusi che però non riesce ad anticipare Malbasa, scarico ancora per Salvato, fuori per il numero 10 Maran, conclusione di Malbasa che però non va a bersaglio. Ecco Malbasa che ha iniziato molto bene la partita con quei 8 punti direttamente entrando dalla panchina e adesso però sta facendo anche lui fatica come il resto della squadra, anche per l'intensità maggiore messa da Pavia in difesa. Tanto arriva un'altra palla persa purtroppo per l'Omnia. Sì, Malbasa anche per scelte difensive ora è stato costretto a prendersi tiri magari da posizioni inedite, quindi a prendersi delle soluzioni offensive che non sono propriamente le sue. 7:45 in questo quarto periodo, nel quale Pavia sta comunque continuando a fare, ad alternare qualche cosa buona, molte cose meno buone, abbiamo visto troppe palle perse. 0-0. Ancora 0-0 calcistico il parziale, proprio ad indicare che non sia stato proprio una meraviglia. Vediamo se continua a lavorare forte in difesa. 8 secondi, Mestre che non ha costruito nulla, andrà a giocarsi uno contro uno. Rischia di perdere la maniglia, va a tirare una tabellata terrificante il Bonesso. Ora tripla in transizione di Fazioli e finalmente Pippo toglie il tappo dal canestro. 54-40 sono i primi tre per Pippo Fazioli. Ora Malbasa che si prende una soluzione dalla lunetta con Gloria che dimentica di uscire e Baldiraghi fa la faccia davvero cattiva. 7 minuti per andare alla fine dei giochi. Fazioli che prova il bis da 3 punti, sbaglia. Gloria che non riesce a tenere vivo il rimbalzo d'attacco. Malbasa apre la transizione, tiro da 2 punti sbagliato. Malbasa che va a rimbalzo. Alla fine poi prevalgono le maglie bianche, in particolare Gloria. Pavia che può ripartire in transizione. Fazioli che va fino in fondo, sbaglia la conclusione ora. È una terribile gara di Ciapanò. Ora Benedusi agguanta il rimbalzo e caccia un urlaccio ai compagni invitandoli a giocare a pallacanestro con un minimo di pazienza. Tutti fermi invece di andare a eseguire il gioco. Fazioli ribalta al lato per Venucci,
che piazza il blocco per Gloria, in angolo da Benedusi, attacca il ferro, scarica per Fazioli che ha una tripla aperta e sullo scadere il playmaker trevigiano va a realizzare dalla lunga, 57 a 42, 15 di vantaggio per Pavia, ultimi 6 minuti di gioco. Riceve Salvato, il palleggio contro Nasello, generosa la difesa del lungo toscano, ora buona anche quella di Benedusi, Bobo però lo batte, trova il canestro in avvicinamento. Si lamentano i difensori pavesi per un uso illecito del braccio per spaziarsi. Ora Benedusi per le terre, fallo fischiato al numero 20 Lazzaro. Anzi, per Salvato, scusate, numero 20, è il quarto fallo di Salvato. Giro di cambio per Mestre, fuori Malbasa. Cambio anche per Baldiraghi, fuori Nasello, ritorna Alessandro Spatti. Rimessa in zona d'attacco per Pavia, 6-4 il parziale in questi primi 4 spicci. Ora la zingarata di Venucci che sbaglia, Mestre esce questa situazione di palla avvelenata, buono rientro di Pavia che evita la sovruzione in sovrannumero. Ora Mestre che dovrà attaccare a difesa schierata, il lavoro in palleggio di Maran, prova ad andare ad attivare i collegamenti interni con Lazzaro, su Lazzaro c'è il fallo speso alla difesa pavese, fallo di Mirko Gloria, è il quarto fallo se non andiamo errati, sì, infatti è il quarto per il lungo ex Valsesia. Cambio di Mestre, torna Di Prampero, esce Maran. Rimessa in zona d'attacco, l'uscita di del numero 11 Segato che si prende una buona linea di fondo e va a trovare un canestro comodo. 57 a 46, mi sono mini rientro di Mestre. Fazioli con palla in mano, Spatti aperto a tre punti, conclusione comodissima che il lungo sbaglia, non è veramente giornata. Rimbalzo in attacco, extra possesso per Pavia, Fazioli che va all'appoggio al cristallo, ottavo per il playmaker trevigiano, 59 a 46, 13 di vantaggio per Pavia. Lazzaro che si muove in palleggio prolungato, rinculando, sbaglia, poi non riesce a tener vivo il rimbalzo offensivo. Partita che sembra abbastanza in controllo per la truppa di Baldiraghi che con molti stenti offensivi comunque dovrebbe essere riuscita ad archiviare lo strappo buono per portare a casa i primi due punti di questo suo campionato. L'uscita di Lazzaro su Venucci, c'è il recupero difesa Mestrina sul tentativo di innesco interno del regista toscano, ora però altro recupero di Pavia sui ribaltamenti, è stata veramente una strage in questa situazione di gioco per Mestre, palla persa anche di Venucci, recupero di Di Prampero, ormai è il discreto festival degli orrori questo finale. Palla nelle mani di Bovo che va da Segato, Segato accoppiato difensivamente a Spatti che malgrado sia un lungo contro un piccolo riesce a rubargli palla dal palleggio, c'è il contropiede primario di Venucci che si prende la stoppata fallosa di Lazzaro, saranno due tiri liberi per Mattia Venucci. 3:23 per i titoli di coda. Venucci che va a 19, ventello in vista per il regista pavese. Si è confermato assolutamente giocatore franchigia. È chiaro che il supporting cast deve essere più efficace. Oggi c'è stato sicuramente impegno difensivo, ma in attacco hanno fatto più o meno fatica tutti. Probabilmente il giocatore migliore da questo punto di vista è stato Benedusi che nel momento di massima difficoltà per Pavia si è preso diverse soluzioni
in prima persona, cosa che non gli è abituale perché appunto Nick è un giocatore di sistema, però visto il momento di difficoltà dei compagni si è preso responsabilità importanti, ha dato una minima scossa. 20 tondi per Mattia Venucci, 61-46. Mestre che torna in attacco, ovviamente il linguaggio del corpo della squadra di Volpato è quello di chi probabilmente non ci crede più molto. Tiro a tre punti da molto lontano, preso da Bobo che sbaglia, rimbalzo controllato da Gloria e altra palla persa di grande leggerezza per il lungo siciliano. Fallo speso da Venucci. Urlaci di Baldiraghi nei confronti di Gloria, che in effetti ha lasciato parecchio a desiderare dal punto di vista dell'intensità di gioco. Ora la partita è abbastanza in ghiaccio, ma questo tipo di leggerezze vorremmo evitare di vederle. E se vorremmo evitarle noi, figuratevi il coach Pavese, che è letteralmente furente a bordo campo. 61-49, ultimi tre giri di orologio da andare a bruciare prima di archiviare i primi due punti per Pavia in questa stagione. Fazioli si muove in palleggio, dal pallone a Gloria, l'extra pass per Spatti, l'extra pass di Spatti per Gloria, che però sbaglia un canestro comodo e Baldiraghi ha visto abbastanza, manda Nasello sul cubo dei cambi, sarà sostituzione per il lungo di Piazza Armerina, che davvero sembra aver staccato la spina con colpevole anticipo. Venucci va al ferro, si prende la stoppata di Lazzaro. 2:27, Bobo che chiude il rimorchio con il canestro e fallo di Benedosi. Cambio per Gloria, torna in campo Ferdinando Nasello. Libero addizionale a disposizione per Mestre, che è tornata comunque a meno 10 sfruttando le troppe palle perse e gli errori, gli eccessi di confidenza in casa Omnia. Uomo che sbaglia l'addizionale, rimbalzo controllato da Benedusi, end off di Spatti e Fazioli, cala la mannaia di Maran sul playmaker trevigiano. Due tiri liberi a disposizione di Pippo Fazioli. Possibilità per Fazioli di andare a doppia cifra finora solo per Mattia Venucci, che ha toccato quota 20. Fazioli che va a realizzare, nono punto per il giocatore di Treviso. Dieci punti, quindi doppia cifra per i due playmaker in casa Omnia, 63-51, ultimi due minuti di gioco che partono in questo istante con il consegnato tra Lazzaro e Maran. Il tiro a tre punti cortissimo di Di Prampero, rimbalzo comodo controllato le maglie bianche, nello specifico da Ferdinando Nasello. Venucci che supera la metà campo, due minuti di passerella, palleggio insistito per Venucci che prova ad andare da Spatti, 9 per chiudere il possesso, le mani di Fazioli che cerca l'innesco interno, non trovato, costretto Spatti a forzare, tabellata per il lungo bergamasco. Mestre che riparte, si prende un tiro rapido dai 5 metri, lo sbaglia il numero 10 Segato, controlla rimbalzo offensivo di Prampero, spara da 3 punti Bonesso, rimbalzo controllato da Benedusi, ottavo rimbalzo per l'ala di Pietraligure. Archiviato senza colpo ferire questo minuto. 1:11 alla sirena, Spatti va da Benedusi, ora Pavia ha anche poco ritmo per attaccare. Benedusi si prende la soluzione con lo step back, corto il tiro a tre punti. Di Prampero spinge il contropiede, la stoppata di Benedusi su Lazzaro. Noi abbiamo visto molto cuoio in questa situazione, i signori toscani sono invece di parere opposto, quindi fallo fischiato a Benedosi, due tiri liberi a disposizione di Lazzaro. Lazzaro che manda a bersaglio,
la prima soluzione a cronometro fermo. Quinto e sesto punto che arrivano per il lungo al secondo anno in maglia basket mestre. Mestre che prova ad andare ad aggredire a tutto campo. Nasello che supera metà campo, va da Venucci. Per Benedusi aperto in arco. Non si fa via, andrà a prendersi una soluzione o se finirà per giocare col cronometro. Buono ribaltamento di Fazioli per la tripla frontale che Venucci manda a bersaglio. 23 per Mattia Venucci, 66 a 53, tornano 13 le lunghezze di margine per Pavia. Rimbalzo controllato da Nasello, 21 secondi sull'errore di Maran. Pavia che può andare per il possesso. Nasello che controlla il ribaltamento di Venucci, apre per Spatti. Pavia che non la voglia di attaccare, si chiude così. 66 a 53, arriva il primo referto rosa per la banda di Pat Baldiraghi. Vittoria che poi è arrivata tutto sommato in controllo. Pavia ha impiegato un quarto e mezzo per scrollarsi la scimmia di una partenza molto difficile, molto pavida, poi però aggrappandosi alla difesa e al talento del suo giocatore di riferimento Mattia Venucci è riuscita a piazzare una sgasata in chiusura di secondo periodo che poi le ha dato l'abbrivio per strappare definitivamente nel terzo periodo. Quindi Pavia sicuramente perfettibile, ma è importante che sia arrivata la prima vittoria per comunque togliersi dalle spalle la pressione. Andiamo a vedere il riepilogo dei fatturati individuali. Per Pavia sono 4 di Spatti, Touré che è entrato senza realizzare, 8 di Nasello, 5 di Gloria, 10 per Fazioli, non è entrato Dessì, 23 per Venucci, 9 di Benedosi, 4 di Mazzoleni, 3 di Liberati. Per quanto riguarda gli ospiti sono 4 di Bonesso, 6 di Lazzaro, 6 di Prampero, 11 di Bovo, 4 di Maran, 6 per Salvato, 14 Malbasa, 2 di Segato. Dal Parlavezza è tutto, la più cordiale e buona serata da Paolo Rappoccio e Fabio Sacchi. Ci risentiamo alla prossima casalinga per Pavia, appuntamento in infrasettimanale, arriverà la matricola gilbertina soresina.